La coesione dell'impero dipendeva anche dal fitto reticolo di strade che collegavano le città più importanti. La costruzione di una via strata, strada lastricata, cioè di una grande arteria di comunicazione paragonabile alle nostre autostrade, era uno strumento di penetrazione e di insediamento nei territori conquistati, esattamente come la fondazione di città, ma anche di controllo. Una delle funzioni primarie delle vie di comunicazione era infatti il trasferimento rapido delle legioni da un estremo all'altro dell'impero o dalla capitale nei punti caldi dove c'era il rischio di aggressioni esterne o di ribellioni. Le strade consentivano inoltre ai funzionari di spostarsi dalla capitale alle province e contribuivano a favorire gli scambi commerciali. I commerci furono il grande punto di forza dell'economia imperiale, ma non solo, poiché essi furono anche un potente veicolo di integrazione tra le diverse regioni dell'impero. L'esempio classico è dato dalla diffusione capillare in tutti i territori dell'impero della classica anfora romana da trasporto. Se ne trovano resti ovunque, dalle remote regioni del nord Europa, per esempio in Germania e nell'antica Britannia, e quelle dell'Oriente, in Armenia, per esempio, fino all'Africa settentrionale.